Ciao a tutte bellezze, ben arrivate sul mio canale. Questo sarà un video introduttivo in cui vi parlerò un pochino di me, perché come vedete ho aperto il canale da poco e ancora è vuoto, proprio non ho ancora pubblicato niente. E, mi fa un po' un effetto strano parlare del mio canale perché calcolate che io ho quest'idea di aprire un canale da una vita e non l'ho mai fatto per svariati motivi, un po' per mancanza di tempo, un po' forse perché mi mancava quella spinta, no? Quella spinta giusta per imbarcarmi in questa esperienza. Intanto mi presento, sono una ragazza di Pisa, mi chiamo Chiara, ho 30 anni e ho deciso di aprire questo canale proprio per una mia grande passione che è quella del mondo beauty, partito con la passione per il make-up, perché comunque è il primo approccio che ho avuto con questo mondo fin da bambina, quindi più o meno 12-13 anni. E poi sempre di più si è affermato in tutte le varie sfaccettature, perché il mondo beauty appunto non è soltanto make-up, ma è anche cura viso, cura corpo, nail art, quindi in tutte le varie sfaccettature. Cosa troverete su questo canale? Innanzitutto, anzi, premetto una cosa, non sono una professionista, nel senso che tutto ciò che vedete nel canale, che vedrete nel corso dei video, è soltanto pura esperienza personale, quindi frutto di mie ricerche, mie esperienze con prodotti, ma niente attestati, io non ho attestati di make-up artist né di onicotecnica né altro, pura esperienza personale, quindi sono autodidatta, nel senso ho scoperto man mano il mondo del make-up e anche della nail art, delle unghie per conto mio, nel senso, ecco, quindi sono giudizi che puramente personali. E niente, cosa troverete? Troverete vari video di make-up tutorial, ma non solo, e non soltanto make-up tutorial interi, nel senso sia base trucco occhi completo, ma anche semplicemente tutorial su come io curo le mie sopracciglia, come le ridefinisco, piuttosto che come applico il fondo o anche appunto make-up tutorial completi, diciamo, magari perché esco per una serata, quindi magari mi potrete seguire diciamo, in tutte le mie fasi di preparazione. Ma non soltanto, nel senso potrete trovare review di prodotti, video haul, video tag, vari. Insomma, io cercherò di essere presente spesso, nel senso di poter fare video piuttosto di frequente, però ovviamente in base poi, tutto in base ai miei impegni personali e che potranno anche portarmi via tempo, per cui magari non ci sta che non avrò una frequenza ben precisa, ecco, su YouTube. Comunque spero comunque di essere presente il più possibile, spero di conoscervi, nel senso per me è anche un motivo di scambio di idee, di opinioni, fare conoscenza con voi, amicizia. Io spesso anche commento sotto i video di altri YouTuber, quindi comunque magari posso cercare di instaurare un rapporto anche in questo senso. Io vedo YouTube proprio come uno scambio di opinioni e di esperienze. E io ho imparato tanto dagli YouTuber che ho seguito nel corso degli anni e tante cose ho imparato e che posso dirvi? Io spero dalla mia esperienza personale di potervi trasmettere qualcosa. Spero comunque quantomeno di trasmettervi la passione che ho e che ho coltivato nel corso del tempo, quello sì. Perché ne ho sempre avuta tanta. Io sono una persona molto curiosa, studio tanto, appena ho 3 minuti di tempo faccio ricerche su internet, mi documento sui nuovi prodotti, nuovi brand, i trend del momento, nuove tecniche magari rispetto a quelle che conosco, mi appunto scrivo di tutto, nel senso, sia appunto per quanto riguarda il make-up, ma non solo, anche cura viso, quindi la skin routine piuttosto che altro, insomma, io sono molto curiosa di queste cose, quello sì.
Però ecco, ci tengo a sottolinearvi proprio che io non ho, nel senso, non sono una professionista del settore, quindi comunque io trasmetto le mie idee, magari i miei consigli su quella che è la mia esperienza personale, quello ci tengo proprio a precisarlo perché penso sia una cosa molto importante. Per il resto io che dire, spero che mi seguiate in tante, spero di conoscervi, insomma, di poter fare amicizia in questo senso, in modo tale da poterci confrontare, poterci consigliare a vicenda, perché comunque è una crescita, no? Cioè, nel senso, una aiuta l'altra alla fine, credo anche in queste cose, perché una magari può scoprire una cosa e la può far scoprire anche a un'altra che magari non la conosceva e viceversa. Io appunto, come vi ripeto, ho imparato tanto da YouTube, ho imparato tantissimo, tante tecniche che magari prima non conoscevo. Proprio perché magari seguo anche YouTuber non solo italiane, quindi vedo anche i vari video in inglese e quindi tante cose le ho imparate anche da questo. E niente ragazze, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!